Buon pomeriggio, buon inizio di serata a tutti. In questa domenica delle Palme 2024, cari amici, appuntamento dedicato come non poteva essere altrimenti alla Formula 1. Vedete sia dall'immagine di copertina con un gavettone festoso tra i ferraristi e il titolo con la doppietta Ferrari 1-2, Sainz Leclerc che arriva a distanze di 2 anni circa, come sempre a distanza di 2 anni arriva un ritiro potremmo dire forzato ma obbligatorio per Max Verstappen dopo praticamente problemi molto gravosi allo stato dei freni, quindi costretto a lasciare dopo pochissimi giri la leadership della gara e poi proprio diciamo la gara. Infatti proprio per chi ha visto il Gran Premio in diretta questa mattina su Sky o come me fino a poco meno di un'ora fa su TV8, praticamente Max Verstappen ha giunto proprio lì ai box, dove praticamente sulla gomma destra posteriore le fiamme, che è un principio di scoppio, e Sainz che praticamente ha trovato e quasi mai lasciato la prima posizione tranne per pochi attimi, ma quello che appunto è importantissimo è aver ritrovato una fiducia, un'autostima morale e forza diciamo di coppia tra Sainz e Leclerc, che anche possiamo dire il team principal, ciò che invece appunto in questo fine settimana di Formula 1 la Mercedes non è prima della Mercedes volevo dire la Red Bull non è riuscita a trovare né con Verstappen né con Perez, che è stato abbastanza anonimo piazzandosi ai limiti dei punti in classifica, e appunto la Mercedes che sembra quasi fare diciamo la brutta copia della Ferrari dell'anno scorso, peggio ancora di 2-3 anni fa, almeno in queste prime gare, anche perché guardando le sintesi mediante i media ufficiali della Formula 1 delle qualifiche di ieri, la McLaren è diciamo affiliata alla Mercedes, quindi possiamo dire che praticamente è come se attualmente la prima squadra della Mercedes fosse l'affiliata, la McLaren, e la seconda squadra Mercedes, l'affiliata, fosse quella originale. Quindi un trend sicuramente che devono cambiare, ma veniamo a questo punto del video a fare il punto, anche se è molto molto presto dopo la terza gara stagionale fare un quadro delle classifiche, ma com'è giusto andiamo a citare qualcuna delle prime posizioni sia piloti che team.
Per quanto riguarda i piloti, ovviamente Verstappen rimane al primo posto con 51 punti, Leclerc sale in seconda con 47, Perez è terzo con 46, Sainz quarto con 40, Piastri della McLaren quinto con 28, Norris sesto sempre della McLaren 27, Russell settimo 18, Alonso ottavo 16, Stroll nono 9, Hamilton decimo con appena 8 punti, Tsunoda undicesimo con 6, dodicesimo Bowman, il terzo pilota Ferrari con 6, Hülkenberg tredicesimo Haas 3 punti e chiude Magnussen 14° un punto. A zero ancora Albon, Wanzhou, Ricciardo, Ocon, Gasly, Bottas e Sainz. Team Red Bull 97, Ferrari 93, McLaren 55, quindi queste tre sono al momento le tre forze principali. Quarta la Mercedes a 26, quinta la Aston Martin a 25, sesta la Racing Bull a 6, la Haas settima a 4, Alpine, Stick, Formula 1, Team Kick, Sauber, Williams a 0. Il mondiale di Formula 1 ritornerà tra 2 settimane, quindi dopo Pasqua in Giappone a Suzuka, mentre notizie di poco fa giunte invece dalla MotoGP, dove purtroppo Pecco Bagnaia ritirato dalla gara, caduto, Bastianini secondo. Che dire, inizio un po' difficoltoso per Pecco Bagnaia quest'anno, speriamo in bene. Invece per la Ferrari sembra un buon inizio, ma rimaniamo con i piedi ben saldi, con i piedi e le ruote, tra virgolette, ben salde per terra. E ci diamo appuntamento, non so se anche con un video tra 2 settimane. Nel frattempo gustiamoci questa doppietta e l'amichevole di questa sera sempre in terra americana dell'Italia, e poi il rush finale di Serie A e di Serie B. Che dire, buon proseguimento di Domenica delle Palme a tutti. Noi ci vediamo ai prossimi appuntamenti, alla prossima, ciao, hasta la vista, buena!